Carissimi fratelli, oggi è una festa importantissima, il sigillo su tutto quello che abbiamo preparato, vissuto durante l'Avvento e durante il tempo di Natale. La manifestazione, la epifania del nostro Signore Gesù Cristo alle nazioni, alle genti, ai pagani, a te e a me. Dio ha preso carne in questo mondo per te, per me, per la parte pagana di me oggi, per la parte pagana della tua famiglia. Per quanto di pagano ancora, ancora c'è, nelle nostre comunità cristiane. Per i tuoi criteri, per i tuoi pensieri, quando tu pensi male di tua moglie, quando tu pensi secondo il mondo, del tuo lavoro, del tuo futuro, del tuo presente, del tuo passato, ti sei pagano. Non è uno sguardo di fede, è uno sguardo religioso naturale, se va bene. Dove Dio si deve piegare a fare la tua volontà, dove Dio deve fare secondo i nostri criteri. Allora, in tutto questo c'è speranza. Sì. C'è speranza come c'è la speranza per il figlio prodigo. Che in fondo, anche il figlio prodigo, che per me veramente è il criterio, è la chiave per ogni Vangelo, c'è in fondo come nei Re Magi. Questo desiderio di trovare ingannati, ingannato, ed ingannato profondamente come tuo figlio, come tu forse sei ingannato oggi e stai cercando in tua moglie quello che tua moglie non ti può dare, in tuo marito, nei tuoi genitori, nella fidanzata, nel lavoro, non so, nelle ideologie, non so, nella dieta, nel fisico, nello sport, non lo so io anche cosa, no? Nel lavoro. Del denaro. Ma dietro a tutto questo c'è quella parte di Dio, quella parte che è di Dio, che sta dentro di te, che sta dentro di me, che sta dentro tuo figlio, che sta peccando e accumulando peccati uno dopo l'altro, tuo marito, che stanno peccando, peccando, peccando senza saziarsi. Perché non possono saziarsi, perché dentro portano l'inquietudine. Che avevano queste immagini. Per cui se sono i Re Magi sono immagine tua e mia, che cerchiamo la verità, il bello, il buono, il giusto, dentro la nostra povertà. Però i Re Magi sono anche immagine di coloro che hanno visto una stella, gratuitamente, insperata, hanno ascoltato una parola. Stella, la luce è la Torah. La luce, la stella nella scrittura è la Torah. La luce è sempre la parola. L'annuncio del Vangelo, il kerygma, la buona notizia. L'hai ascoltata da piccolo, l'hai ascoltata 5 anni fa, l'hai ascoltata 35 anni fa, l'hai ascoltata ieri, la stai ascoltando ora. Hai ascoltato una parola, io ho ascoltato una parola che mi ha messo in cammino, in una forma o nell'altra, che ha messo lì come un amo. Nel fondo del mio cuore, e questo filo sottile, quasi invisibile, anzi molte volte invisibile, mi ha legato a lui, mi ha legato all'autore di questa parola, alla parola stessa che è Dio, alla parola che si è fatta carne per me, perché io la possa rendere visibile. Quella parola che io ho visto nel cielo brillare come una speranza, come una buona notizia. C'è l'amore, c'è la verità, c'è la bellezza, c'è la dolcezza. C'è la pazienza, c'è la misericordia, c'è la vita eterna, c'è la vita senza peccato, c'è la vittoria sul peccato, c'è il perdono. Tutto questo è il kerygma, tutto questo è la buona notizia, tutto questo è la parola che la Chiesa predica, predica con le cattedrali, predica con la musica di Bach o di Mozart, predica con il gregoriano, predica con la pittura, predica con... che Dio predica con la natura, che Dio predica con la bellezza di una montagna, con un tramonto sul mare, con un bambino, che Dio predica. In 1250 miliardi, 1250 modi al giorno, questa stella, che è soprattutto, eminentemente, la parola predicata dalla Chiesa, è la sua stella. Perché, dice San Paolo, io non predico me stesso, ma Cristo, e Cristo crocifisso. E questo ha infilato dentro di me un gancio, capite? Un amo che ha cominciato ad attirarmi. E come hanno fatto con questi Re Magi? A scendere, 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 scendere. La storia che io sto vivendo, ho vissuto,
la mia vita, la tua vita, è questo cammino. Di uscita da se stessi, di uscita dalle proprie sicurezze, di uscita a poco a poco dalla propria sapienza carnale, dai peccati, questo cammino che hanno fatto e stanno facendo i re magi per uscire dal loro, dall'Oriente, dalla loro realtà, dalla mia realtà. Ah, forse una malattia, forse un fallimento, forse l'incompatibilità con tuo marito. Non poterti capire ormai da anni, forse una crisi di tuo figlio, qualsiasi cosa ti sta portando piano piano, piano piano, piano piano, a scendere, per giungere dove? A passare per Erode, certamente, certamente, perché questa figura che è importante quanto i magi, mostra quello che c'è nel nostro cuore. Erode ha creduto, Erode ha creduto, interessantissimo. Dentro, immagini di tutti noi anche lui, ma come te e come me, che abbiamo creduto e che forse siamo in un cammino di conversione nella Chiesa, che forse andiamo davanti al Santissimo, tante volte preghiamo molti rosari, quando abbiamo intuito che questa persona, che questo Dio a cui crediamo, questo bambino che ci commuove, è un re, abbiamo cominciato a vomitare bile, ira, paura, angoscia. Perché? Perché non ci possono essere due re, no? Nella propria vita, nella propria famiglia, al lavoro, neanche nella chiesa. Oh, dillo ai preti, dillo a me, dillo ai preti, dillo ai vescovi. Due re? Uno, no? Cioè io, rappresentante di Dio. Ah? Scusa, non capisco. Sei rappresentante di Dio? Ma non ti vedo ai piedi di ogni fratello. Non ti vedo baciare i piedi, non ti vedo servirli. Non ti vedo rimettere tutti i tuoi criteri, pur di salvare una persona. Non lo vedo, non vedo in me, non vedo in te questa attitudine. Allora, no, te con Cristo non c'entri molto. Eh sì, schiumiamo rabbia di fronte a un bambino. Capite la irrazionalità? Uccidere tutti i bambini per uccidere il re, per rimanere terre. Cioè, umanamente, la sapienza carnale, ecco dove porta, a questa aporia, cioè a questa contraddizione totale. Che la viviamo tutti i giorni. Ma come? Te la prendi con un bambino, con un neonato? Ma tu non sei re? Ma tu non sei tanto sapiente? Non sei tanto potente? Vede? Qui si vede la differenza. Erode e i re magi. Se vogliamo stesso potere, vogliamo stessa sapienza, anche se non personale, ma lui ha potuto convocare tutti, no? I sapienti. Aveva la possibilità di sapere anche attraverso la sapienza degli altri. Cioè, uno resta chiuso. Il proprio orgoglio sta chiuso. Gli altri scendono, scendono. Tutti e due, i re magi, tutti e due, la realtà, i re magi, Erode, di fronte alla rivelazione di Dio ai pagani. Ci sono tutte queste, cioè, i re magi, Erode sta in noi. Erode non può, schiuma rabbia, violenza, come facciamo molte, molte noi, perché non può esserci un altro re dove siamo noi. Ma non ci rendiamo conto, fratelli. Questa è l'epifania, la rivelazione dell'inconsistenza di ogni sapienza umana. Invece, per ridurre, dice San Paolo, Dio ha scelto ciò che nel mondo è nulla, per ridurre a nulla quello che è, secondo la carne, secondo il mondo. Ha scelto ciò che è stolto, ciò che per gli uomini è stolto, capito? Un bambino portatore di handicap, un malato terminale. Un poveraccio, perché siamo tutti dei poveracci, viene a ridurre a nulla quello che noi pensiamo sia qualcosa. Dentro di me, il mio criterio, la mia sapienza assurda, con la quale tu stai uccidendo tuo figlio, stai uccidendo la persona che sta accanto a te, stai uccidendo i tuoi parrocchiani. La sapienza che ti fa credere re, ma il re è quello che serve. Ecco, ecco la rivelazione, ecco la verità, ecco il bello, ecco dove si ferma la stella, su una stalla. Scusate il gioco di parole, e lì si rallegrarono. Perché? Perché hanno scoperto che quella è la verità. Ancora prima di entrare, ancora prima di entrare, si rallegrarono a vedere di nuovo la stella. Perché tante volte noi camminiamo nel buio, ma è buono che camminiamo nel buio, è molto buono che camminiamo nei macelli. Perché? Perché questo ci spoglia della nostra sapienza, riduce a nulla la nostra sapienza. E poi la gioia enorme di vedere la stella, fratelli, la stella. La parola che si fa carne, cioè il luogo di dove la parola si fa carne. I magi erano partiti cercando un re umano
e hanno trovato un bambino, come tutti noi, che partiamo, forse anche nella Chiesa, nel nostro cammino di fede, cercando un ideale umano, un re umano che regni sul peccato, che regni sulle nostre debolezze, che regni, e troviamo un bambino che si è fatto debole dentro le nostre debolezze, piccolo per entrare nelle nostre meschinità. Dio che si è fatto peccato per distruggere i nostri peccati. Il Messia crocifisso, lì in quella mangiatoia, immagine della croce. Ecco la sapienza vera, ecco la sapienza autentica, ecco l'esito di ogni cammino di fede, il passaggio dalla sapienza umana dei re magi alla sapienza della croce. In quella stalla hanno visto chi erano loro, si sono identificati, la luce della stella, della parola, li ha rivelato che la loro vita, nonostante tanta sapienza, nonostante tanta ricchezza, era una stalla come la nostra, come la tua, come la mia, forse come la tua famiglia oggi, forse come, sì, la nostra vita sconclusionata, ma che proprio lì era sceso il re dei re, il re autentico, il re crocifisso, per servirmi. Eccolo, ecco la chiave, ecco la chiave vera, ecco la sapienza. Non sono venuto nel mondo per essere servito, ma per servire. E mi sono fatto bambino, mi sono fatto l'ultimo della terra, nell'ultimo posto della terra, per servire l'ultimo uomo, il più peccatore, il più incasinato, il più arrovellato e incastrato nei vizi e nei peccati, come te, come me, che non riusciamo a uscire da quella situazione, da quel giudizio, da quella mormorazione, da quel pensiero malvagio su noi stessi o sugli altri. Il loro desiderio più profondo, di cui sono immagine, il desiderio profondo che alberga nel cuore di ogni uomo, aveva trovato il suo compimento, il suo esaudimento. La luce che brilla nel volto di Cristo. È vero che, come dice la prima lettura, tutta la terra è ricoperta dalle tenebre, la nebbia fitta, la nebbia della cultura, la nebbia delle idee, degli ideali incompiuti, delle ideologie, della menzogna del demonio, avvolge i popoli. Ma su di te, su Cristo e sulla comunità cristiana, risplende il Signore. La sua gloria appare su di te, una parola profetica sul servo di Yahweh, ma una parola profetica sul popolo, una parola profetica anche sui re magi, che hanno visto, come dice San Paolo, rifulgere la luce sul volto di Cristo e rifulgere in loro. Quella luce che brillava sul volto di Cristo li aveva abbracciati, li aveva accolti, li aveva immersi in quel mistero d'amore e di servizio. La gloria, la Shekinah, la presenza, il peso specifico, l'identità, Dio stesso era apparso in loro perché era davanti a loro. E lì si compie la profezia della prima lettura, perché hanno potuto alzare gli occhi, come tu ed io oggi possiamo alzare gli occhi e vedere, almeno profeticamente, come una promessa, che i figli nostri, figli, forse quelli perduti, ritornano da lontano e le nostre figlie sono portate in braccio, anche loro, in un cammino di conversione, di riconciliazione. Ci potremo alzare, rivestire di luce, perché è venuta a noi la nostra luce, e la gloria di Dio brilla sui re magi come su di noi. Allora saremo raggianti davvero, e palpiterà e si dilaterà il nostro cuore in un amore infinito. Saremo rivestiti della luce di cui erano rivestiti Adamo ed Eva secondo la sapienza di Israele prima del peccato. Perché la Chiesa, come racconta San Paolo di se stesso, accoglie tutti in questo mistero finalmente rivelato in quel bambino, è rivelato ai suoi discepoli, rivelato a Paolo e rivelato a tutti gli apostoli, che cioè tutte le genti, i pagani, tu ed io, siamo chiamati in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, la vita eterna, e formare lo stesso corpo, cioè essere partecipi della stessa promessa per mezzo dell'annuncio del Vangelo, della luce, della stella. Alla Chiesa è stato affidato questo ministero della grazia di Dio, in favore di tutti,
gli apostoli, i catechisti, i presbiteri, in favore tuo, in favore mio, e tu, una volta illuminato, una volta rivestito di luce, potrai esercitare e vivere, perché a questo sei chiamato, a questo siamo chiamati, a questo ministero della grazia di Dio, in favore di chi c'è accanto, di far conoscere a tutti questo mistero che racchiude nella stessa speranza, nella stessa certezza, nella stessa salvezza ogni uomo. Per questo si sono rallegrati così tanto davanti e dentro la stalla. Perché le magi hanno capito veramente, al termine di questo cammino così in discesa, hanno capito veramente chi sono. Hanno capito veramente che quel lungo cammino che avevano fatto seguendo la stella era per conoscere se stessi, era per conoscere la parte di Erode che era in loro. Infatti quando torneranno non andranno più da Erode, un altro cammino, un'altra vita. Hanno abbandonato, si sono spogliati come per entrare nella vasca battesimale, perché quella stalla è la vasca battesimale. Quel bambino è colui che uccide con la sua umiltà il nostro uomo vecchio e ci dona lo spirito di un bimbo, come un bimbo in braccio a sua madre, diversato, che ha appena poppato, che sta tranquillo, non ha più bisogno di nulla. Questo sognate, magi, quando dopo l'incontro con il Signore camminano per un'altra parte, vanno per un altro cammino, un altro meraviglioso cammino, il cammino della conversione, il cammino della libertà, il cammino dell'amore, che non ha più bisogno di passare, anzi, in sogno, lo Spirito Santo dice di non andare più al mondo, di non andare più a Erode, di abbandonare quell'attitudine, di buttare l'anatema alla sapienza carnale. E ritornano al loro paese. Fateci caso, fratelli carissimi. I magi, umiliati, in ginocchio, depongono i loro doni. Ma quei doni caratterizzeranno la loro vita. Cioè, quel bambino, che è Dio, che è il re dei re, va a compiere la loro vita, rivela la loro identità più profonda, la vera e autentica identità dei magi, come rivela la tua e la mia identità. Siamo povera cosa, ma siamo figli di Dio. Nell'incontro con il figlio diventiamo figli. Allora, quello che donano a Gesù è ciò che Gesù dona compiuto in loro. Dona a loro compiuto in loro. È impressionante questo scambio. In fondo, la mirra che annunzia l'uomo deposto dalla croce è la morte che tutti noi abbiamo dato a lui. Ma lui ha preso la carne per prendere da noi i peccati, per prendere la nostra morte e consegnarci nella sua risurrezione lo Spirito Santo che ci condurrà a dare la vita. Ecco la trasformazione, la conversione, ecco la rinascita che si dà nella casa, che si dà nella capanna, che si dà nella chiesa. La mirra annuncia te, annuncia Dio vivo in te, Cristo vivo in te, Cristo vivo nei magi. Riconoscono con l'incenso la sua regalità. Ebbene, fratelli carissimi, anche tu, come accade nelle liturgie, come accade nei funerali, per esempio. Sei re nel re, un re che serve. L'incenso non incensa l'uomo vecchio, non sono le incensazioni, le autoincensazioni del mondo di Erode. No, è il nuovo incenso che annuncia il re crocifisso, in te, compiuto in te. Il re bambino che regna nell'uomo ridiventato bambino, figlio di Dio, in te, in me, nei cristiani. E loro, la divinità, hanno riconosciuto in quel bambino piccolo appena nato Dio, perché tutto il mondo riconosca Dio vivo in te, Dio nel bambino umile, piccolo, obbediente, che fa la volontà di Dio, che sei tu trasformato dalla parola e dai sacramenti, dalla comunione nella comunità cristiana. È questo l'esito di tutti i cammini di fede, del cammino di iniziazione cristiana, il cammino al vero, alla verità, il cammino che nell'incontro con Cristo, nelle acque del battesimo, nell'incontro profondo con Cristo, ci unisce a Lui nella sua morte e nella sua risurrezione, nel suo mistero pasquale, per cui saremo per questa generazione immagine e somiglianza di Dio, saremo re e profeti con la nostra vita, con la nostra parola,
con le nostre attitudini saremo come i magi, venuti dal paganesimo, figli di Dio, capaci di offrire la propria vita per chi c'è accanto, anche al nemico. Buona Epifania, fratelli.